La tutela di rispetto per le donne, la crescita professionale e l'impegno nel sociale, il rifiuto di ogni forma di violenza fisica e psicologica. Si è snodato su queste tematiche il Premio Nazionale Donna 2022 organizzato dalla Onlus Antonio Padovani e presentato a giugno scorso in Senato e che ieri ha visto la premiazione tra gli altri anche di Maria Conte, madre di Marco Vannini, per la cui morte la Cassazione ha reso definitive le condanne a 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, confermando la sentenza d'appello bis. Così ai nostri microfoni. Beh, io dico che il coraggio sicuramente l'ho avuto tanto da mio figlio, perché sentire quelle urla disumane di Marco dove chiedeva aiuto e nessuno faceva niente per aiutarlo, anzi sono passati 110 minuti prima che l'hanno portato a un punto di primo intervento. Quindi io da lì ho sempre detto che per me era fondamentale dare giustizia a Marco e dicevo che avrei voluto anche sapere tanto la verità. Poi la verità con il tempo l'ho accantonata perché la verità processuale non è quella storica, però la giustizia, anche se a volte dubitavo, no? In questi 6 anni, sono lunghi 6 anni e non sempre va come vuoi te nelle aule di tribunale e quindi ci sono stati momenti dove ero proprio giù di morale, però poi il sostegno della famiglia, il sostegno della gente, perché veramente io credo che Marco sia nel cuore di tutti gli italiani e anche all'estero, cioè magari italiani che stanno all'estero, che hanno seguito la vicenda, perché io dove vado magari mi dicono io abito in Svizzera, ma ho seguito la vicenda di Marco, quindi voglio dire. Marco era diventato un po' il simbolo prima dell'ingiustizia, perché ricordiamoci che la famiglia era stata condannata, il Ciontoli era stato condannato a un omicidio, il massimo del colposo, diciamo 5 anni, gli avevano riconosciuto e a loro 3 anni, un colposo. E non era così perché, come ripeto, bastava quella chiamata al 118 con le urla di Marco per capire che sotto c'era tutt'altra cosa.